Buongiorno! 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 Oggi completamente dimenticato di fare il video dopo la serata di ieri, tutti i brindisi col vino eccetera. È stata carina però. No, è vero, è vero, è vero. Carina. Niente male, siamo partiti da là. Devo dire, bel posto, Carion dello Scondes, col fiume, quello sono riuscito a farvelo vedere, un po' la cena. E cose così, la cosa che ho apprezzato è il post cena con il lavaggio e asciugatura di tutte le... A tempo di musica. Le stoviglie. Tutti i Queen c'erano, quindi proprio la discografia completa. Quindi... Cioè, c'era proprio loro che ci davano una mano. Sì, sì, è incredibile. C'era il freddo mercurio. Sono arrivati... Fenomenale. Quando sono arrivati tutti all'improvviso a cantare con loro. Veramente bello. Poi lo trovate pure su... La BBC mi pare, l'hanno registrato, è venuta la TV americana. Vabbè, comunque perché siamo molto stanchi già da ora. 4 km 35, non so la percezione dei miei compagni di viaggio oggi, ma io mi scoccio proprio di camminare oggi. Beh. Proprio tanto. Ieri è meglio di ieri però, Cioè, ieri sì, vabbè, ero, ieri stavamo ieri, morendo. Proprio morto. Però dai, si cammina, il sole sta sorgendo. Ah sì. 26 km. Sì, infatti, dai, diciamo, la tappa è sui 30, quindi non dovrebbe... Dovrebbe andare bene. Sai cos'è? Tanto parliamo. Mi sto affezionando. Sì, ma pure loro video. Si affezioneranno. Allora, ancora non li conosco, già mi sto affezionando. Raga, infatti siamo solo tre. Mia mamma, Christian. No, vabbè, siamo 150, ma cresceremo. E anche con lui. Diventeremo, faremo i raduni in Italia. Comunque, quello che volevo dire... Esatto, a Pisa soprattutto, e lui canta, che faccio il raduno e lui canta. Esatto, faccio Jova Beach Party, Mountain Party. Mountain Party, facciamo così. Quello che volevo dire è che mi sento molto più stimolato a camminare quando so che poi il pomeriggio fermerò in un posto bello, o avrò fatto una tappa bella. Come lo fa? Ah? Non avete seguito il discorso? Sì, ho seguito il discorso. Cioè, capita questa cosa bella. Che hai sembra, più stimolo a camminare quando... Mi sembra una riflessione. Però siamo certi che quella tappa sia bella. No, è per questo che stamattina non c'ho voglia di camminare. Perché già so che sarà un postaccio. No, vabbè, vediamo. È gestito da italiani, sembra essere nella piena atmosfera del pellegrino. Abbiamo bellissime esperienze, no, con gli italiani. Quindi vediamo, a frattempo la strada è questa e questo è il tratto delle Mesetas dove non c'è attraversamento. No, come sta scritto sulla guida? No, non c'è no, te lo giuro, sta scritto insediamento umano. Okay. No, insediamento umano, quindi sono 17 km fino a Calzadilla della Queglia, no? Di nulla fondamentalmente, però a noi ci salva il fresco. Ragazzi, piccolissimo aggiornamento, molto molto breve. Ho anche i Pink Floyd mentre sto ascoltando la musica, quindi non so neanche con che volume sto parlando. Siamo a 2 km da Calzadillo ed è qualcosa. Quindi è finita, diciamo, la parte delle Mesetas dove non c'è praticamente insediamento umano. Devo dire, è piatta, però si fa. Insomma, non è così male come tutti quanti dicono, almeno per me. E è vero che a tratti è noiosa, però... pochi paesaggi comunque meritano. Ciao. You put it on yourself this one. This one? Yeah. You know how to put okay. Ah. E siamo tornati un'altra volta! Basta pure Carlo sotto quanto fa così! Niente, comunque abbiamo fatto la pausa 17 km. Arrivate non c'era niente perché siamo, insomma, abbiamo passato le Mesetas, ho fatto vedere, se non sbaglio la piccola clip di là, dobbiamo continuare per 10 km più 3, giusto, sarebbe la tappa dopo. Così va tutto abbastanza bene, siamo pronti per l'Oktoberfest. Bla 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 bla, spaghetti. Actually, spaghetti my backpack. Porca troia, ragazzo. No, no. Now it's recording. Do you want to see who's behind the scenes? Yeah. DJ Manga, Hola. Oh. Stiamo mettendo di nuovo i cassini, lui mi ha fatto partire la telecamera che si riparte. Ragazzi, siamo arrivati anche a Terradillos de los Templarios. Questo veramente fuori da ogni concetto di non so, cammino, qualsiasi cosa, non so. Però c'è un albergo con un po' di un prato e l'unica cosa forse interessante è la parte sulle mucche, insomma, quindi si respira
leggermente. L'aria. Ma incredibile, ho fatto la telecamera qua. Si è rotta la corda della chitarra, li stava suonando, stava melodificando un attimo. Ma come si sta inguaiando sta GoPro, mamma mia? Si sta rovinando la videocamera. Inguaiando vuol dire rovinando. Sì. Sì, animale. Che non parli napoletano. Comunque niente, sta pure lo zio qua. Sono un po' tutti morti sulle sdraio al sole. Stiamo recuperando un pochettino di energia. Abbiamo mangiato, avevamo del salame ancora residuo, un po' di pane, un po' di noccioline, qualcosa così. E per il momento abbiamo mangiato questo, vediamo un pochettino. Stasera io non prenderò la cena qua, quindi vedremo un po' che cosa possiamo prendere, altrimenti vediamo. Poi domani ti prenderò qualcos'altro e tra due giorni sicuramente fare una piccola scorta perché arriveremo a Leon. In tutto questo qui, diciamo per il centro di questo paesino praticamente, c'è questo parchetto, ma nulla più, insomma, è anche abbastanza abbandonato. Volevo fare una riflessione, in realtà una cosa che mi è venuta oggi in mente. Sto cominciando ad avere qualche fastidio fisico, tutto a posto, gestibile, ma il colpaccio c'è, un pochettino infiammato eccetera. Perdonate c'è una condizione, ma mi ero appisolato un pochettino sul giardino, niente di che, una decina di minuti. Mi viene in mente il racconto di una persona, che è una signora americana, che mi ha detto, insomma, la sua metafora del cammino. Cioè, dice che partiamo tutti quanti in modo super accelerato. Questo perché abbiamo i Pirenei, abbiamo le montagne, per il cammino francese sto parlando. Quindi diciamo che l'eccitazione subentra e parte, diciamo, con noi nel viaggio, e quindi ci porta fin quando poi riusciamo a mantenerla 5, 6, 7, 8 tappe dopo. Ad un certo punto c'è il cosiddetto plateau, cioè il livello piatto del viaggio, che è rappresentato dalle mesetas, letteralmente terre di mezzo, e qui dobbiamo imparare ad essere comodi in questo plateau, in questa fase in cui non vediamo miglioramenti, ma anzi il nostro corpo comincia a reclamare qualcosa, comincia a stancarsi delle giornate precedenti, soprattutto se si è spinto un pochettino di più. Questa è una cosa che fa riflettere, perché è in questa fase qua che bisogna cercare di stare con se stessi e andare avanti oltre le difficoltà. Poi viene un'altra salita, che è rappresentata dal Monte Osebreiro, che è il piccolo miglioramento che poi tu hai se riesci a convivere con te stesso nella fase in cui non hai miglioramenti. E poi c'è la discesa, che è la parte più facile, è quella dove ritorna l'eccitazione, che è l'arrivo qui a Santiago. Insomma, trovo questa riflessione molto giusta, secondo me anche profonda, del cammino. Poi ho cercato di spiegarla in poco tempo, ma in realtà la chiacchierata è durata una mezz'oretta. Quindi niente, mi è venuto da dirvi questo, farvi vedere anche il piccolissimo paesino. Lì c'è il cartello Alberghe San Bruno, dove siamo noi, quello gestito da italiani. E niente, quindi insomma è questo. Abbiamo anche la giostrina, la proviamo pure, ci sediamo. E immagino sia per i piccolini, ma non si è mai troppo grandi, insomma. E quindi niente, volevo soltanto condividervi questo. Più tardi credo ceneremo, mangeremo qualcosa e poi dopo probabilmente sarà una serata più tranquilla. Forse andiamo a vedere il tramonto se diciamo le condizioni climatiche ce lo permettono, e poi dopo andiamo, insomma, a dormire. Ma lei ci dovrebbe mangiare? Guarda, sembra bene tutto. Vabbè, la teniamo così perché non avrò la pazienza di registrarlo. Taglio questa testa. No, taglio la testa a te. Comunque volevo far vedere Vanni. Non è vero, faccio dire, ma le cose che mangio, però questa volta forse merita. 5 euro, andiamo, era abbastanza grande, il tasso vanino incredibile. Non male. Con? Qua ci sta un po' di cose, pollo dentro, insalata, patate, tipo, se ci siamo caricati. Devo sapere quello che c'è nel tuo panino. Il panino normale. Vanni per esempio lo sa che c'è questo. Peperoni, cipolla, insalata. Non gliel'hai detto adesso. Carote. Ma come? Comunque con le patate. Un attimo perché la. Ma nel suo c'è. Sta parlando alla telecamera, alla priorità rispetto a te. Costava 10 euro, quindi era un po' caro, troppo accessibile.
siamo venuti qua. Questo è qua fuori praticamente, c'è la principale, c'è la collinetta con la famosa storia che Bandi vi racconterà un giorno. Va bene, non adesso però che stiamo mangiando. E dietro c'abbiamo questo panorama.